Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi torniamo a parlare di droni sotto i 250 grammi, quindi droni nella categoria dei DJI Mavic Mini. Ovviamente parliamo di droni economici, low cost, però di marchi secondo me discreti, che producono droni discreti, non proprio quelli super economici e neanche super scandalosi. Quindi parliamo di un marchio oggi che è lo ZLRC, questo marchio che è venuto alla ribalta soprattutto con l'SG906 Beast, un drone low cost con caratteristiche però discrete, che volava bene, si comportava bene a livello di durata della batteria, quindi un drone discreto che poi ha continuato a produrre droni buoni facendo lo ZLRC Pro, cioè la versione dell'SG906, una versione Pro con gimbal stabilizzato su due assi, e poi è arrivato fino a un paio di settimane fa con l'uscita del ZLRC 906 Pro 2, questa versione che vedrete sul canale perché mi deve arrivare, con un gimbal stabilizzato su tre assi ma ad un prezzo economico, perché parliamo di circa 160 euro, poi con il coupon sconto magari si arriva anche a 150, comunque la cifra più o meno quella. Oggi invece parliamo sempre dello ZLRC come marchio, ma di un nuovo drone prodotto appunto da questa casa che pesa meno di 250 grammi, e quindi parliamo dell'SG108, questo drone che pesa meno di 250 grammi, quindi può volare tranquillamente senza patentino, senza attestato, ha bisogno solo di un'assicurazione. È un drone low cost, perché comunque come vedete il prezzo adesso è in offerta su Banggood, vi lascio il link in descrizione, magari anche il coupon sconto se riesco ad ottenerlo. Vedete che è in offerta adesso a 97 euro con due batterie, quindi un prezzaccio, perché comunque il marchio è un marchio diciamo concreto, low cost, ma un marchio secondo me che ha il suo perché nei droni economici, ma anche le caratteristiche non sono davvero niente male. Andiamo a guardarlo da vicino. Eccolo qua, lo ZSG108, quindi 4K movie quality. In realtà non è un 4K movie quality, perché il 4K l'abbiamo solo sulle foto, mentre per quanto riguarda i video abbiamo un 2,7K, come può essere il Mavic Mini. Ovviamente non aspettatevi la stessa cosa, però la risoluzione è quella. Poi le caratteristiche generali secondo me ottime, perché come tutti questi droni low cost praticamente fanno tutto, poi come lo fanno è tutto da vedere, però sicuramente un drone che dal punto di vista secondo me del volo e del comportamento, se mantiene quello che viene dato di solito da questo marchio, lo ZLRC, sicuramente è tanta roba, e iniziare con un drone che pesa meno di 250 grammi, che vola bene, si comporta bene, sicuramente è importante per chi vuole iniziare ad approcciarsi al mondo dei droni senza avere attestati, senza avere patentino, senza spendere cifre tra virgolette importanti come può essere quella di un Mavic Mini. Quindi in questa categoria adesso stanno arrivando appunto questi droni che possono aver senso se dal punto di vista del volo si comportano bene, perché comunque vedete che con meno di 100 euro avete pure due batterie. Ovviamente visto il prezzo non ha un gimbal meccanico di stabilizzazione, però ha la possibilità di inclinare la fotocamera di 90 gradi dal controller, quindi dal controller potremo andare a decidere noi l'angolazione della fotocamera, come succede con i droni un po' più importanti. Poi qua ancora 4 movie quality pixel, però come vi ho detto prima il 4K è per la parte fotografica, video 2,7K, GPS optical flow, quindi doppio posizionamento sia con il GPS che con la telecamerina sotto la pancia, quindi doppio sistema di posizionamento, ritorno immagine in HD, quindi un ritorno immagine di qualità in teoria, 5G, ecco ragazzi, 5G non vuol dire che il telefono è un 5G dal punto di vista della rete telefonica, perché tanti si spaventano e dicono ma il mio telefono non è compatibile con il 5G telefonico. No, il 5G si intende il wifi 5G, perché tanti fanno confusione tra queste due cose. Qua il 5G è il wifi, praticamente ormai tutti i telefoni hanno il wifi sia a 5G che a 2,4 GHz, quindi non spaventate quando leggete 5G, perché è sicuramente compatibile col vostro telefono, non è il 5G della rete telefonica, del cellulare per intenderci. Poi 1000 metri di distanza, ovviamente non saranno 1000 metri, comunque 1000 metri di distanza, microfilm production, perché comunque l'applicazione ha un sistema di produzione, di post produzione dei video. Poi smart fall, fly around, GPS smart return, perché ovviamente al ritorno a casa automatico avendo il GPS, 20 minuti di batteria,
possibilità dei waypoint, nel smart follow si intende che ha la possibilità di girare intorno a un soggetto o a un punto di interesse. Poi motori brushless, qua vedete MV filter per migliorare e correggere quello che sono le caratteristiche del video che siamo andati a fare. E poi la possibilità del ritorno a casa in caso di batteria scarica, quindi quando lui ha la batteria sotto una determinata percentuale di carica, ritorna in maniera automatica. Praticamente ha tutto quello che serve. Anzi, adesso andiamo a vedere perché poi c'è ancora delle altre cose che lì non sono scritte. Comunque lo vedete, dal punto di vista estetico secondo me è molto bello. Qua abbiamo l'immagine del controller, poi lo si vede meglio dopo. Qua andiamo a vedere le batterie che si infilano dietro, come succede per il DJI Mavic Mini. Poi qua vediamo che le batterie durano 25 minuti, in alto dove abbiamo letto prima vengono date per 20, però quello dipende un po' da chi ha creato la pagina pubblicitaria. Per questi droni low cost, quando vengono venduti su Banggood, se voi guardate spesso in base a dove andate a leggere la cosa cambia la caratteristica tecnica. Questa però dovrebbe essere quella più ufficiale, quindi 25 minuti. Poi qua, come vi dicevo prima, GPS Optical Flow. Qua la possibilità di seguire il soggetto, quindi un active track che è disponibile, vedete, fino alla distanza di 5 metri, quindi il drone può seguire il soggetto se sta da una distanza di 5 metri. Quindi questo è un'altra funzione di questo drone. Qua, come dicevo prima, la possibilità di girare intorno a un soggetto, qua di creare un percorso con il waypoint, qua il return to home, la possibilità di pilotare il drone senza testa. E qua anche la possibilità di pilotare il drone con un visore VR di quelli economici, quindi la possibilità di avere il drone in FPV per intenderci, quindi di provare anche questa emozione che secondo me ci sta, anche perché questi visori che costano intorno ai 15-20 euro, magari tanti già ce l'hanno per altre cose, ci creano comunque questa emozione di provare una cosa nuova spendendo veramente poco, e ci sta secondo me provarla. Poi tre possibilità di velocità, quindi in base a chi sta pilotando il drone o a cosa dobbiamo fare con il drone, potremmo scegliere tra la velocità sport, la velocità media o la velocità lenta. Poi possibilità di pilotare il drone con le gesture, una cosa che io non considero mai, non è una cosa che a me è mai interessata neanche nei droni più importanti, in questi qua economici ancora meno, perché sicuramente fanno ancora più fatica a farlo. E poi qua, come vi dicevo prima, la possibilità, vedete, mettendo la musica e i filtri, di andare a creare dei piccoli video già pronti per essere condivisi sui nostri social, quindi in maniera tutto semplice e tutte in autonomia con l'applicazione del drone. E qua vediamo il controller, secondo me è ben fatto, e come vi dicevo prima, dal controller è possibile andare a inclinare la fotocamera di 90 gradi, e non è una cosa secondo me da sottovalutare, soprattutto per un drone che costa poco più di 90 euro con due batterie, quindi un drone economico, avere la possibilità di andare a inclinare la fotocamera secondo me tanta tanta roba. Qua vediamo l'applicazione e qua vediamo la confezione, ci viene dato una valigetta tipo quella del DJI Mavic Mini. Abbiamo il controller nella confezione del prezzo che vi ho fatto vedere io, abbiamo anche due batterie, qua invece ce ne fa vedere una sola. E poi vedete qua le dimensioni del drone, veramente piccolo e compatto. Quindi ragazzi, cosa dire? Secondo me è un drone che va tenuto d'occhio per chi vuole spendere poco, per chi vuole avere un drone che sicuramente volerà bene, sapendo come produce i droni la ZLC, un marchio secondo me ottimo dal punto di vista della qualità, rapporto prezzo, perché parliamo sempre di droni low cost, non confondiamoci, non avremo un Mavic Mini, assolutamente no, ma avremo un drone che vola bene. Poi dal punto di vista video speriamo che abbiano stabilizzato un po' l'immagine con un sistema di stabilizzazione elettronico per dargli un qualcosina in più dal punto di vista video, e non da doverlo utilizzare solo per fare foto, perché questi droni economici normalmente le foto le fanno discretamente bene, poi dal punto di vista video no, proprio sono inutilizzabili. Speriamo che qua ci sia una stabilizzazione elettronica, perlomeno che gli dia un qualcosina per poter utilizzare anche i video, però poi tutto questo lo proveremo quando lo vedremo qua sul canale. Però prima di questo, ragazzi, vedremo il suo fratello maggiore, SG 906 Pro 2, come vi ho detto all'inizio del video, il drone che
ha un gimbal stabilizzato su tre assi, ovviamente un drone che pesa più di 250 grammi, ma che costa davvero poco, perché con una stabilizzazione su tre assi costa intorno ai 150-160 euro con il coupon sconto e via dicendo. Quindi secondo me è un drone da tenere in considerazione, ovviamente è da provare, lo proveremo qua sul canale e poi proveremo questo sul canale quando sarà disponibile, perché come avete visto dalla schermata iniziale è disponibile alla spedizione dal 28 di settembre. Quindi ragazzi, vedete che stanno arrivando sempre più droni sotto i 250 grammi, ovviamente sono sempre droni economici, siamo in attesa che qualcuno tipo Fimi produca un drone comunque con caratteristiche più simili possibili al Mavic Mini e rimanga sotto i 250 grammi, però per adesso dobbiamo accontentarci di questi droni economici, però di marchi secondo me discreti che hanno senso, soprattutto per chi vuole approcciare al mondo dei droni senza avere comunque le menate del patentino, del test, di tutte queste cose, di avere solo la sua assicurazione e di andare a volare tranquillamente praticamente quasi dappertutto, perché questi droni davvero si possono utilizzare un po' più dappertutto rispetto ad altri. Quindi ragazzi, spero che questa novità che vi ho portato vi sia stata utile e sia stata interessante. Se è così ragazzi, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, per avere il coupon sconto anche di questo drone o di altri droni, e soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!